Ringrazio tutti quanti voi, non posso chiamare uno per uno perché non so i nomi, altrimenti vi chiamerei uno per uno in questo momento, ma chiamo una sola persona, come ti chiami? Michele, perciò Michele, ringrazio a lui per tutti quanti voi, ma non posso dimenticare quegli artisti principalmente, sia Tiziana e sia anche Luigi, che hanno realizzato questo bel concerto che da parecchi giorni stanno in movimento, ma voglio fare un applauso a tutti quanti voi qui presenti. Il coro è sempre del Santuario di Carpignano, dove ci sono anche dei musicisti che accompagnano, e voglio ringraziare a voi musicisti, non so i nomi in questo momento, perciò che non posso chiamarvi uno per uno. Perciò dico grazie a tutti quanti voi della vostra presenza e farei un bel applauso ancora più forte al nostro coro che sta qui dietro a noi. Invito un po' il sindaco nostro di un saluto di buon anno in modo particolare e anche la signora Virginia che Buonasera, le parole devono essere molto rapide e veloci, ma corre l'obbligo a nome dell'amministrazione comunale di Grotta Minarda ringraziare innanzitutto i padri mercedari, padre Antonio, padre Luigi, padre Nicola, che resta sempre un nostro punto di riferimento, fra Pasquale, per la gentile ospitalità dopo la celebrazione della Santa Messa dedicata questa sera alla Sagra Famiglia. Ed è importante. Noi, un ringraziamento quindi dell'amministrazione comunale a questa gentile ospitalità nella comunità dei padri mercedari di Carpignano, ma sempre Grotta Minarda, sempre Terre dell'Ufide, sempre nostre Irpinie, perché la Madonna di Carpignano è la regina dell'Irpinia. Io voglio ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale l'assessore Virginia Pascucci perché si sta prodigando molto perché d'intesa con la Regione Campania e con i fondi europei sta cercando di valorizzare molto il nostro territorio attraverso queste iniziative. Questa sera ci ritroviamo qui con uno spettacolo molto importante del coro della Madonna di Carpignano, diretto magistralmente dal maestro Tiziano Longobardi. E tutti questi artisti, cui va il nostro grande applauso, perché il coro è molto importante. E poi si continuerà sempre. Noi riteniamo che queste iniziative, questi momenti importanti sono fondamentali per poter aumentare il senso di appartenenza alla famiglia, alla comunità, alla famiglia della nostra comunità che si è articolata diversamente. Quindi io passerei subito la parola all'assessore Pascucci per un saluto. Convinte che queste iniziative sono molto importanti perché si possa sviluppare sempre di più il senso della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto, soprattutto della pace di cui ne abbiamo molto bisogno oggi. Grazie. Virginia. Grazie. Buonasera e davvero un buon anno di cuore a tutti voi presenti e alle vostre famiglie. Padre Antonio, custode di questo santuario, ci ospita e ci accoglie sempre con un grande affetto e ovviamente in un'amministrazione che si rispetti, che abbia, sia degna di questo nome, è necessario che porti avanti un'attività di programmazione. E questa programmazione questa sera giunge al suo culmine con questo progetto di musica associata poi ad un momento successivo di visita al presepe di cui parlava Padre Antonio e di un momento di degustazione di prodotti tipici. Questo perché? Perché ovviamente la sacralità di questo luogo deve servirci da volano e da un mezzo attraverso il quale raggiungere più persone possibili per farci conoscere, non soltanto in Irpinia, ma nell'intera regione e anche oltre. Questo progetto è stato realizzato attraverso fondi regionali, per i quali noi stiamo lavorando ovviamente da diverso tempo insieme ai ragazzi del coro e alle associazioni varie che non soltanto collaborano qui a Carpignano ma anche sul territorio di Grotta Minarda.
Ovviamente cercheremo di fare sempre meglio e la sinergia che si è creata dà i suoi frutti. Quest'anno siamo stati il 21esimo progetto finanziato su oltre 200, per cui la validità del progetto è stata riconosciuta in primissima battuta, per cui un grande successo non soltanto come amministrazione ma ovviamente come intera comunità. Grazie a tutti e buon anno. Voglio solamente terminare chiedendo a Padre Luigi di venire qui vicino a me in questo momento, perché dovete sapere che abbiamo una nuova comunità qui a Carpignano, dove Padre Luigi è il parroco. Fra Pasquale già lo conoscete, c'è appena 94 anni, Padre Luigi fa parte della nostra comunità di Carpignano in questo momento. Certamente nome mio Padre Antonio, nome di Padre Luigi, nome di Fra Pasquale, vi diamo tanti auguri di buon anno. Signore e signori, Alberto Cogliano. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Carpignano in Canto. Da un'idea del nostro direttore artistico Luigi Cogliano e Tiziana Longobardi, anche quest'anno il tradizionale concerto di Natale del coro del santuario di Carpignano è stato inserito nel progetto che comprende tutta una serie
di manifestazioni ed eventi che per il periodo festivo natalizio sono stati organizzati e finanziati in primis dalla Regione Campania e cofinanziati dal Comune di Grotta Minarda. Il progetto è stato seguito in prima persona sia per la progettazione che per l'esecuzione dall'assessore Virginia Pascucci con il nostro sindaco e tutta l'intera amministrazione comunale. Facciamo un forte applauso. Ringraziamo in particolare il direttore artistico Simone Ottaiani, che è, diciamo, il direttore artistico di tutto l'intero progetto regionale. Poi c'è la formazione di danza, danzarte, e sono la maestra Pierina Moccia e Gerardo Carino. Facciamo un forte applauso anche a loro. Il parroco, padre Luigi Caria. Poi c'è il nostro padre Antonio Venuta. Facciamo un forte applauso a padre Antonio Venuta. Le catechiste e tutti i bambini. Facciamo un forte applauso anche a loro, perché i bambini sono il futuro, sono davvero il futuro. Quest'anno il concerto di Natale si unisce ai festeggiamenti per gli 800 anni dalla nascita dell'Ordine Mercedario. Infatti stiamo vivendo il Giubileo Mercedario e il nostro santuario è porta santa per tutti i fedeli. In questo spirito vogliamo rappresentare i ricordi di un tempo, i ricordi dei Natali passati. Il concerto rievoca le tradizioni natalizie della canzone classica napoletana, spazia dalla musica alla danza classica, riscoprendo un passato dimenticato e vivo nei nostri cuori. Danziamo e sogniamo in questa magica atmosfera. Thank you.
con quello che veniva fuori, che è forastiero. Insomma, che non è qua. A domanda, ma a Natale che si parte, cosa fa? Si comincia la prima ramaculata, con l'albero, presepe, luce e luciarelle. E in coppa a grotta non manca mai a stella terra, perché è proprio quella che ha portato i re Maggio e i doni là a Betlemme, a Donascetto Salvatore. E i zambugnari, chi invece si vedono già a novembre, casano per casa per poco e niente, e rallegrano pure chi è più scontento. Per chi non lo sapesse, a questi parte, e vigili sul principesse. E quando è a sera 24, tra uno spaghetto e un friariere, un'anzalata e una paparaccella, summenda, figa, dattero, noce, nucelle, si aspetta a mezzanotte che nasce un bambino. Non ci scordiamo padre un po' le altre, che si manca su pena mare, che scorze di mandarina e che fasule, se segnalamo, o terna, a quaterna, a quindina, e chi fa tombola se sente un re o a regina. A mattina lo 25, per chi non è riuta a sera, se va a sentire a messa, e tornando per l'ora di pranzo, se ha convenzionato a volta, si fa per dire, a spuzzoliano poco. Poi ci si siede a tavola con tutti i parenti, o nonno sta là, a capitale, che fa benedizione. E così si iniziò il banchetto, che si prolunga fino a sera. Che gioia vedere la famiglia unita, che gioia pensare che per un attimo non esistano problemi, che tutti ci vogliamo bene. Chi stia un Natale napolitano, che allegramente passa pure chi spisse, tanto felice non è. Thank you.
È Natale e che felicità. E come tutti i picciarilli, facciamo pure noi che siamo rosso qualche promessa. Però non facciamo come creatura, l'amma mantenere pure. Non pensiamo sulla mangiare, anzi, facciamolo insieme sto menù. Accominciamolo prima. Mettiamo pace in te famiglia, pure che so creare figlia. Poi, non si contro affinato, mettiamo apposta la coscienza, primiro per gli addormi quieta. Levammo giù c'è mire, nasce Gesù, fornimmela. Promettimi non lo faccio. Oggi voglio contorno sopra fine. Non va a chi che ci sta vicino. Volimoci più bene. E prima, lontano, che ci facciamo? Per frutto, è bello e fatto. Per creature insieme solito regalo, mettiamoci a pazziare. E studiamola sta benedetta televisione, che ci ha portato cultura, ma pure divisione. Facciamo come tanto, tutto attorno focolare, insieme ai nonni. E per fornire un dolce napolitano, mandammelo con zira a chi sta lontano, a chi ovvero lontano per mangiare, che male ha fatto che ha da soffrire. Thank you.
cui è nata oggi a Badalemma, Romona la spettata, Salvador. Non le conosco, ma adesso vi faccio sentire delle canzoni che mi piacciono tanto. Parco lento, guardo questa voce.
per noi
Voglio essere il nonno. Voglio essere il nonno di tutti questi bimbi. Voglio rievocare in voi ricordi passati. Voglio far tornare alla mente di tutti voi la magia del Natale, quella che riscalda i cuori, quella magia di un camino acceso dove tutto intorno, seduti, ascoltavano i ricordi dei nostri nonni. La ninna nanna che farò bambino, la ninna nanna ti voglio andare. Tra il pue e l'asinello, la cesta c'è un bambino, cucchi rocce che non stendo ora nati il nostro sabato. Tutti dolce che non spendo ora nati il nostro sabato. Giuseppe faceva la fassa, la Madonna lo pigliava un basso, lo metteva il donnolino, va la nonna mio caro bambino, lo metteva il donnolino, va la nonna mio caro bambino. Picciava roffo carie e lo cuore l'asinello riscaldò il bambine e lo cuore l'asinello riscaldò il bambine. La ninna nanna che farò bambino, la ninna nanna ti voglio cantare. Sorry.
leggenda ci racconta il perché dell'amarezza del lupino e della santità della pigna da cui deriva l'incenso. Mentre la Madonna scappava per nascondere il suo piccolo Gesù dai soldati, chiese aiuto all'albero del lupino, che rifiutandosi di nasconderlo per la sua amarezza fu dichiarato frutto amaro. Vedendosi persa la Madonna, chiese riparo all'albero della pigna, che si aprì e fece salvare Gesù dai giudei. Così Gesù lo accarezzò con la sua manina santa, dichiarandolo frutto benedetto che porterà l'odore dell'incenso. Ogni fronte aiuta il ricetto, a ogni fronte aiuta.
coppia di bambini, se tu fai una manella santa, la carezzai. Una manella santa, la carezzai. Pignolo di un confesso era benedetto, arriverà a Dio di tutti. Sempre antica, a due pasture erano tutto frate, a Don Zambugnare un buon dovico suonava ancora, e l'angelo incantato, per fuori di casa del più poverello, spennava la ragione e l'incenso fine, benedicendo tutti i voi un giro. Maggio sono nati 100 governanti vestiti a maggio, innanzi in casa scura, addonucciato con tanta santa, facendo non arrivo fine e muro, e allora in coppa sto presepe mio. Tutti i pastori con lo stesso diritto hanno cantato gloria, gloria a Dio. Tutta notte all'erta e primavera.
mica cantava la santa allegrezza, Maria belletta maggiore città, se l'è incarnato il verbo di Dio, la Santa Maria la verginità. Cosa importante, l'umano, il figlio e lo Spirito Santo. Cosa importante, l'umano, il figlio e lo Spirito Santo. Quando tu travi da fusta regina, luce e le stelle fascisti stupì. Quando l'intenso Giuseppe e Teodoro cercavano un luogo per partire. Cosa non ci prega, cosa non ci prega, e la cosa non ci prega, cosa non ci prega, Giuseppe Maria, la sette la veda. E San Giuseppe patriarca supremo, per darcelo pieno ne apre la mano, e si non era la mano di Dio, il cielo sereno per l'essere in aprile. Dove le posa, è la bellezza di tutte le cose. Dove le posa, è la bellezza di tutte le cose. Quando in caso la coppa si vince, l'angelo scende da buon paradiso, per accompagnarcelo passo per passo, e per difenderlo da Satana. Verbo di Dio, quando il caso finisce Maria. Verbo di Dio, quando il caso finisce Maria. Pericolo delle passate, la Vergine bella del cielo del mare, e si serpente il piede della gente, la Vergine la giustizia la sente, luce la strada, 12 stelle e mani incurunate, luce la strada, 12 stelle e mani incurunate. Con il cammino per farla passare, saprono pure le onde del mare, cantano tutte le acque del bosco, che questa vergine bella gioconda. Luce divina, quando Maria sopra l'acqua cammina. Luce divina, quando Maria sopra l'acqua cammina. E San Giuseppe dal grigio d'argento va con la scuola nel frente del vento, e quando il vento si sente più forte gusta Giuseppe tutte le cose. Vala ti manca, ma non c'è posta che sta locata. Vala ti manca, ma non c'è posta che sta locata. Soffre Maria e la mano si frena, quando ne arrivano a Betelemme, che questa coppia che il credo la piazza, tutti gli chiudono la porta a fare. Vieta la via, nasce il mistero del verbo di Dio. Vieta la via, nasce il mistero del verbo di Dio. E in mezzo al cielo Maria tutta pura, e sotto i piedi si spunta la luna. Vergine bella che andaste benissimo, e che io trovare la croce di Cristo. Benedizione, che per l'umana generazione. Benedizione, per l'umana generazione. Thank you.
siamo, eh? Sì, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, per fare questo spettacolo c'è bisogno di una cosa, c'è bisogno di un grande cuore. E questa è davvero una grande famiglia con un grande cuore. Quindi, io adesso voglio iniziare a presentare tutti, ma davvero tutti, inizio da lui. E dico soltanto che lui è il maestro al sax. Lo dico bene. Carmine Marra, un applauso! Continuiamo! E qui c'è un cuore rock alla chitarra acustica, il nostro Gerardo Danna, un applauso! Continuiamo sempre con questo trio di cuore rock. Alla chitarra classica, Caraviello Vincenzo! Sacerdote per devozione, però chitarrista per passione. Un forte applauso alla chitarra, Padre Luigi! E vado vicino al cuore, diciamo, prolaritmico. E vado vicino a un vostro compaesano. Mi ha detto che è la prima volta che si esibisce in quel di Carpignano, è vero? Al contrabbasso, se non erro, il nostro Giovanni Montesano, un forte applauso! Poi c'è lui, alle percussioni, e c'è tutto, davvero di tutto, Remo Radica! Vieni qua che non ti vedono! Qui c'è tanto cuore, ci sono tanti maestri, c'è lui a cantare netto, il nostro Michele Brodia! Mi prestate un cappellino da Babbo Natale? Prestate un cappellino? Perché devo presentare dei piccoli bambini. Chi me lo mette? Me lo metti un cappellino? Facciamo un forte applauso a loro che sono il futuro di noi, tutti i bambini e le catechiste, un forte applauso! L'anno scorso potevo venire in mezzo a voi, quest'anno non posso, però loro sono davvero il cuore del concerto ed è il coro del santuario di Carpignano. Facciamo un applauso! Poi ci sono anche le ballerine della scuola di danza Danzarte, un forte applauso anche a loro, ai maestri Gerardo e Pierina. Bimbi, facciamo così, aprite le acque, non la voglio presentare, non dico nulla, io la chiamo a Mary Poppins perché fa tutto. Tiziana Longobardi, un forte applauso! Vabbè, lo faccio venire anche a lui. Per favore poi, no, vieni perché non ti vedono, quindi, come tutti, direttore artistico, mezzo infortunato, perché dobbiamo dire che era mezzo infortunato, fisarmonica, pianoforte e soprattutto alla pianola Luigi Cogliano! Buon anno a tutti! È vero, ce ne sono altri tre. C'è nonno Paolo, dov'è nonno Paolo? Vieni nonno Paolo! Poi c'è Francesca, un applauso anche a Francesca che ha cantato, i lettori Gerardo e Raffaele! Voglio dire giusto due parole. È un ambiente meraviglioso e stare qua non è facile. Prima di tutto è vero lo spettacolo, è vero l'esibizione, tutto quello che
vogliamo dire, però siamo qua tutti per la stessa fede e tutti per un'unica cosa, che è la Madonna di Carpignano. E questo lo sappiamo tutti. Da un po' di anni sto in questo santuario e cerco insieme a voi di organizzare qualcosa di carino, ma soprattutto qualcosa che ci faccia ricordare il Natale, magari in una maniera, in un'altra, col presepe, con una canzone o con qualsiasi cosa che possa ricordarlo. Comunque questo è in qualche modo il nostro Natale e spero di poterlo sempre trascorrere insieme a questa comunità, con questi ragazzi che sono meravigliosi, che mi sopportano e mi seguono su tutte le mie cretinaggini e pazzerie. Però veramente li ringrazio e li voglio bene, perché lo spettacolo non si farebbe se non ci fosse tutto questo che vedete. Io sono un contorno, grazie a loro, grazie ai padri mercedari che ci sopportano tutte le sere, che stanno qua con noi anche veramente fino a tardi, grazie alle catechiste che ci hanno aiutato in questa situazione, a tutti questi bambini che sono stati bravissimi e meravigliosi, grazie a voi che ci venite ad ascoltare. Lo so che non siamo perfetti, però lo facciamo col cuore. Grazie. Allora, io voglio fare due ringraziamenti. Il primo è alla Madonna di Carpignano, perché ci protegge e ci accompagna sempre. Durante il mio cammino mi ha aiutato in tante cose. E un altro ringraziamento vorrei fare a queste persone qua. Vi dico grazie con il cuore, perché senza di voi non esisterebbe tutto questo. È vero il concerto? Un applauso, vabbè, spontaneo. Non è facile in una comunità piccola come Carpignano essere uniti così, cioè non è facile portare avanti delle cose, non è facile portare avanti dei progetti, siamo una piccola comunità, però credici, noi tutto quello che facciamo lo facciamo sempre al massimo, con il cuore e dando tutto noi stessi, anzi forse troppo, e ci sono delle persone che lo possono dire. Io ringrazio le ragazze della Danzarte, bravissime, tu c'hai una figlia che ormai le tue. Voglio fare un altro ringraziamento, sentitemi veramente, per come è subentrato in mezzo a noi, per come si è messo con noi tutte le sere, a Padre Luigi. Grazie, 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 grazie. Dal primo momento che è stato con noi sempre e continuamente. Io non mi voglio dilungare, voglio chiudere con una frase di Sant'Agostino che diceva: chi canta bene prega due volte, e penso che questa sera lo abbiamo fatto tutti. Grazie mille, grazie, grazie, grazie.